Buongiorno, mi chiamo Nicoletta Bonanno e frequento il liceo scientifico Eisenberger di Monza e sono della classe quinta BL. Il mio tutor scolastico è la professoressa Roberta Sofi, mentre i miei tutor dell'osservatorio sono la dottoressa Rosa Maria Panzera e Agnese Mandrino. Il progetto PCTO a cui sto lavorando si chiama Evelius dall'antico al moderno e oggi andrò a intervistare Ilaria Rosio e Laura Barbalini. Buongiorno e grazie per essere qui con me a questa intervista. Grazie a te, buongiorno. Ciao Nicoletta. La prima domanda che volevo porvi è: che cosa vuol dire comunicare la scienza e perché è così importante? Allora, partirò io. Allora, cosa vuol dire comunicare la scienza? Vuol dire, secondo me, fare da enzima, cioè entrare all'interno di un ente di ricerca, assorbire una serie di conoscenze, competenze e informazioni che si hanno, sono ricavate appunto parlando con i ricercatori e tradurle in un linguaggio più semplice e accessibile per il pubblico. Diciamo che l'idea per cui si fa tutto questo è per aumentare la consapevolezza dei risultati che la ricerca ha raggiunto nei vari ambiti, capire come la ricerca possa dare anche delle ricadute importanti a livello della vita quotidiana e quindi sia in realtà a disposizione del pubblico, no? Sa sempre che il ricercatore sia un po' nella sua torre d'avorio a lavorare, non si sa bene per chi studia queste galassie, per chi studia questi ammassi. E in realtà il nostro ruolo è un po' quello di mostrare perché viene fatto, per chi viene fatto e di condividere quindi tutta questa staffetta della conoscenza anche nei confronti, del pubblico. Diciamo, questa è la parte più importante, secondo me. Grazie. La seconda domanda è come si comunica la scienza? Allora, provo a spiegarti un po' io, diciamo, come si fa. Allora, secondo me la prima parte e il primo passo più importante è individuare qual è il tuo target, quindi qual è il pubblico a cui fai riferimento. Perché a seconda del pubblico tu vai poi a decidere come comunichi queste informazioni, tutte le informazioni che diceva Ilaria, che riguardano la ricerca, ma riguardano anche poi le ricadute sulla società della ricerca. E quindi a questo punto, una volta che hai individuato il tuo pubblico, vai a individuare un linguaggio, quindi un linguaggio che vai ad utilizzare per raccontare questa ricerca a questo pubblico, a questo target, lo chiamiamo. A questo punto c'è il passaggio successivo in cui vai a individuare invece un mezzo. E qui di mezzi penso che anche tu ne conosci moltissimi, ce ne sono tantissimi. Io sono sicura che qualcuno adesso faccia una sorta di elenco per darti un'idea, ma lo dimenticherò perché neanche noi li usiamo tutti. Quindi si può passare dai mezzi più comuni come fossero i giornali che trovi online o la carta stampata, si può passare invece magari alle lezioni che si fanno per le scuole, per l'università, oppure in quel caso ci sono anche dei metodi più interattivi come i workshop, oppure possiamo passare magari a metodi un pochino per il pubblico più generico, relativi ai festival, spettacoli teatrali, eventi per il pubblico che magari hai visto, ci sono moltissimi tipi di eventi che vengono fatti, oppure possiamo passare a delle tecnologie più innovative, quindi per esempio abbiamo quello che riguarda un po', diciamo, il web in generale, e quindi qua intendiamo tipo social media, video, oppure tecnologie magari che riguardano realtà aumentata, realtà virtuale, tutte quelle cose che cercano di far interagire il pubblico con alcuni strumenti per poi raccontare i contenuti, perché poi il contenuto è quello che ci interessa. A questo poi si aggiunge, diciamo, oltre a quello che diceva Ilaria, il ruolo del comunicatore che praticamente cerca di mediare questo contenuto dai ricercatori al pubblico generico, ultimamente c'è anche un ruolo attivo del pubblico, quello che viene chiamato public engagement, cioè il pubblico stesso è attivo nella produzione della conoscenza e quindi viene interpellato per rispondere ad alcune domande. Questo, per esempio, può essere fatto per le ricerche in cui ci sono grandi mole di dati e quindi si spiega una metodologia al pubblico perché questo li analizzi insieme ai ricercatori. Oppure anche sui social, in modo molto più semplice, magari voi hai partecipato, ci sono delle attività che possono comprendere dei sondaggi. E in quel caso è il comunicatore stesso che, in base all'opinione del pubblico, decide un po' come muoversi.
Quindi ci sono moltissime metodologie. Adesso questa è un po' una panoramica, ecco, molto molto generica, e poi ognuno di noi capisce un po' che cosa gli piace di più, che cosa gli interessa di più, e si specializza in un pezzettino di tutto questo, oppure gli capita di fare tante piccole cose in ognuno di questi ambiti. Questa è un po' un'idea. Grazie. Quale pensate sia il metodo più efficace per comunicare la scienza ai giovani della mia età o anche più piccoli? Allora, qui è dura, ce lo dovresti dire tu qual è il metodo migliore, nel senso che noi stiamo facendo delle ricerche continuamente per cercare di capire dove dirottare il nostro interesse. Sicuramente i social stanno avendo un grande rilievo da questo punto di vista, e non solo i social propriamente detti, quindi vabbè Facebook ormai neanche più, Instagram piuttosto che vabbè, quelli più noti, non voglio dire la parola TikTok perché non è dire bene. Un'altra adesso c'è qualcosa, cioè, dobbiamo iniziare ad aggiungerne altre secondo me adesso. Sì, no, siamo comunque sempre indietro rispetto a dove siete voi. Devo dire che ad esempio anche solo YouTube, insomma, è una conquista per noi fatta negli ultimi anni, ma devo dire che ci sta dando anche grandi soddisfazioni. Sicuramente, vabbè, poi soprattutto in questo periodo di pandemia, ovviamente vi troviamo online, cioè c'è poco da fare. E boh, se hai consigli, siamo sempre pronti ad accogliere nuovi suggerimenti. Grazie mille. La prossima domanda è: nello specifico, come e cosa si fa nell'osservatorio in cui lavorate voi per comunicare la scienza? Allora, vado io, poi eventualmente Laura integra. Allora, ci sono diversi tipi di comunicazione. Allora, c'è una comunicazione più formale e istituzionale e una comunicazione informale. Cioè, noi siamo un ente di ricerca e quindi noi dobbiamo portare alla conoscenza del pubblico quello che viene fatto all'interno di un ente di ricerca, che è un ente ministeriale, che quindi si avvale di contributi e di fondi pubblici, statali. Quindi è doveroso dal nostro punto di vista illustrare qual è proprio la ricerca. Questo noi lo facciamo attraverso delle conferenze che venivano fatte in presenza, ora vengono fatte online, piuttosto che i vari corsi di astronomia base e avanzato, oppure ovviamente con la didattica e quindi insegnando all'interno dei programmi già strutturati delle scuole, quindi di vari ordini e gradi, piuttosto che appunto in realtà come questa, come l'alternanza scuola-lavoro prima e il PCTO oggi. Di fatto poi si usano altri mezzi, come quelli un po' più informali, partecipiamo ai vari spettacoli teatrali, piuttosto che abbiamo collaborazioni di tipo musicale, spettacoli in generale di vario tipo, eventi saltuari che vengono organizzati all'interno della città di Milano, e poi tutta quella realtà che occupa, diciamo, più la parte online. Su questo lascio la parola a Laura. Sì, ti racconto un pochino, diciamo, la parte web, che è quella che io seguo un pochino di più in questo contesto. Allora, diciamo che partiamo un po' dalle cose, diciamo, un po' più classiche, nel senso che noi collaboriamo con delle riviste online proprio dell'ente, che sono MediaInaf e DuInaf, non so se le hai già sentite nel corso di questo PCTO. Con la prima, diciamo, che è più un notiziario degli aggiornamenti, diciamo, a livello astronomico e astrofisico, alcuni ricercatori mandano dei contributi sulle loro ricerche o sulle attività che si fanno, eccetera. Mentre con la seconda, alcuni di noi fanno proprio parte anche della redazione, e lì sono raccontate tutta una serie di attività didattiche proposte per le scuole, e da una parte contribuiamo, diciamo, a dare dei contenuti proposti dai ricercatori e proposti dalla redazione che si possono fare in classe. Infatti lì ogni mese c'è una sorta di argomento che permette attraverso alcune attività didattiche di essere portate proprio in classe dai docenti. E poi facciamo invece tutto quello che è un po' quello che vedono tutti, ecco, nel senso sui social media, sul web, su YouTube, eccetera, cioè una grande produzione di contenuti
a diverso livello, quindi partiamo dai video, come diceva Ilaria, del corso un po' più istituzionali, conferenze, eccetera, a dei video magari più divertenti o trailer di alcune attività per far capire cosa stiamo facendo, moltissime interviste come questa che stiamo facendo in questo momento, perché l'intervista è un po' il modo per mettere in comunicazione il pubblico con i ricercatori e permettere di esplorare un po' gli argomenti, ma anche di tirar fuori curiosità sulla vita, che poi è un po' la parte che ci avvicina di più alle persone normali. E poi, diciamo, c'è una grossa parte anche sui social media in cui stiamo un po' cercando di sperimentare, sperimentiamo un po' in base, diciamo, anche alle mode, a quello che sta un po' succedendo, e stiamo un po' provando anche per diversi pubblici. Devo dire che il tuo, come dicevi, è il più difficile da raggiungere, perché voi cambiate continuamente e noi ci proviamo. Ecco, questa è un po' l'idea. Grazie mille. Ora vi faccio l'ultima domanda. Qual è stato il vostro percorso di studi? Ovvero, come si fa a diventare comunicatori, divulgatori della scienza? Allora, io ci tengo a dire una cosa. Comunicatore della scienza non ci si improvvisa. Ci sono delle tecniche, ci sono degli studi da fare, c'è tutto un background storico da acquisire, cioè c'è gente che l'ha fatto per tanto tempo e che ha tanto da insegnare per non rifare banalmente gli stessi errori che sono stati fatti più e più volte. Personalmente io ho fatto una laurea in astrofisica, e poi però non ero fissata con la ricerca, non ho un animo, diciamo, troppo competitivo e troppo da ricercatore. Mi piace in realtà tutta la parte più ampia dell'astronomia, della scienza, della divulgazione, quindi ho lavorato prima al Planetario di Milano, poi all'Osservatorio Astronomico di Brera e poi ho conseguito un master in comunicazione della scienza. E sicuramente si impara molto dall'esperienza, ma devo dire che quando ti trovi davanti delle persone che ti dicono per bene come si fa comunicazione, ti rendi conto che tutto quello che hai fatto prima, magari un po' così inventandotelo, ecco, c'è sempre da imparare da chi lo sa fare meglio di te. Quindi, diciamo, quella della comunicazione della scienza è una vera e propria professione che ricerca una professionalità. E non è scontata questa cosa, eh. Devo dire che è una, diciamo, una competenza che è molto riconosciuta da altre parti, un po' meno qui da noi, però piano piano secondo me stiamo arrivando, e la qualità anche di quello che stiamo facendo interno come sistema paese continua ad aumentare. Quindi sono fiduciosa. Laura adesso. Allora, il mio percorso è un po' più travagliato, lo dico, ecco, nel senso che io invece ho una laurea in un argomento scientifico che però non è quello in cui sto lavorando, nel senso che io sono laureata in biotecnologie mediche e ho fatto praticamente i 5 anni e poi pensavo di fare ricerca, quindi ho iniziato un dottorato di ricerca in medicina molecolare. E nel corso di questo dottorato mi sono resa conto che la ricerca non era tutto quello che volevo fare. Infatti, gran parte della ricerca che facevo, circa la metà, era analisi dati e ottenevo dei risultati che erano difficili da comunicare già alle persone con cui lavoravo, per darti un'idea. E quindi c'era molto lavoro tipo di interpretazione dei risultati, molto lavoro già di comunicazione lì, avevo già iniziato a seguire dei corsi, avevo iniziato a seguire poi dei corsi di grafica perché io analizzavo moli di dati molto grandi che dovevo rappresentare in grafici e quindi mi sono un po' appassionata, diciamo, a questa parte. E alla fine del dottorato ho preso la stessa strada che ha fatto Ilaria, nel senso che ho iniziato un master in comunicazione della scienza perché non ci si improvvisa, e quindi ovviamente io avevo iniziato un pochino a trattarlo come ricercatore, diciamo, però volevo veramente capire come si faceva, quali erano tutte le metodologie e anche capire meglio in quale direzione muovermi. E lì ho iniziato un percorso nell'ambito, diciamo, delle tecnologie un po' più innovative, quindi da una parte il web, social media, video, molta grafica, perché ovviamente poi mi ero appassionata e poi l'ho portata avanti, dopo di quello devo dire che ho cambiato diverse realtà, quindi sono stata un po' in ambito culturale,
Ho fatto praticamente per il Comune di Milano una sorta di percorso per la comunicazione della cultura lì. Ho lavorato in un'altra esperienza, diciamo, con altre realtà di comunicazione della scienza, per esempio in chimica, piuttosto che un altro ambito legato più alla biologia, eccetera. E poi dopo, alla fine, sono arrivata in osservatorio e qui faccio un po' quello che può supportare praticamente il lavoro di Ilaria, ecco, e di chi lavora con noi in questo ambito. Grazie mille, davvero. Un'intervista molto interessante e specialmente molto utile anche per capire come anche noi giovani possiamo imparare. Grazie Bene, mille, arrivederci. grazie a te, ciao. Grazie a te.